Bicocca Alumni, l'associazione dei laureati di Ateneo, ha assegnato per la prima volta il premio Alumno dell'Anno. Il riconoscimento è stato conferito a Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. Una giornata molto significativa nel nostro splendido stadium, quindi possiamo essere all'aperto e festeggiare insieme quello che è il placement veramente di eccellenza del nostro Ateneo. Infatti io ricordo che anche in questo anno di Covid abbiamo significativamente superato la media nazionale in quanto a placement, e proprio nella scelta dell'alunno dell'anno ci siamo resi conto che i nostri primi laureati, dopo appunto 20 anni dalla loro laurea, alcuni hanno raggiunto veramente delle posizioni di assoluto rilievo. E quindi dobbiamo capire che dobbiamo fare rete, i nostri laureati devono essere fieri della loro appartenenza a Bicocca, il nostro spirito di comunità deve proseguire anche dopo, e quindi davvero essere insieme, uniti nell'orgoglio dell'appartenere a questa comunità, sia mentre si studia che dopo. Sono davvero molto contento di tornare dopo ormai 20 anni qui alla Bicocca, per un riconoscimento così prestigioso che mi riempie di grande orgoglio, perché qui sono partito e ho fatto i miei primi passi che poi mi hanno portato ad avere veramente un percorso lavorativo e di carriera che non mi sarei mai aspettato. E forse anche grazie a proprio gli insegnamenti che ho ricevuto qua alla Bicocca, alle persone che mi hanno dato tantissimo, dagli studenti, i professori. Quando sono arrivato era il secondo anno di università ed eravamo un po' i pionieri di questa università, ci siamo dati tutti una grande mano. Ha funzionato, un po' il concetto di startup, molto concreti, molto pratici nel cercare di perseguire questo importante risultato che è la laurea. Quindi non posso che ringraziare davvero tutti e dire che il percorso è un percorso faticoso, quello di studio, ma che nel mio caso mi ha dato veramente una grandissima opportunità. Noi viviamo in questo modo l'essere alunni, lavoriamo sempre con il network delle persone che in Bicocca hanno trascorso una buona parte del loro percorso formativo, però accompagniamo ogni giorno i nostri alunni, e quindi il premio vuole essere questo, vuole essere un inizio e vuole diventare una tradizione annuale che riconosca a un alunno che si è contraddistinto il valore che chiaramente ha seminato lungo il suo percorso formativo. L'evento al Bicocca Stadium è stato occasione anche per ricordare un alunno prematuramente scomparso, Erblin Cava. Questa sarà anche una bellissima occasione per assistere ad un torneo ormai storico organizzato dal CUS Bicocca, il Memorial Cava, in ricordo di un nostro studente atleta e calciatore. E questa è una bella occasione anche perché lo stadium ritorna alla vita, ritorna a contenere delle persone, e quindi potremo festeggiare tutti insieme, anche un po' ricordandoci che forse la pandemia è finita.